Ciao a tutti e ben ritrovati su Dragon Age Inquisition. La scorsa puntata siamo andati in giro per mappe già scoperte, alla ricerca degli artefatti di Solas e raccattare anche le reliquie di Blackwall che non eravamo ancora riusciti a prendere. E verso fine puntata siamo andati a fare la missione personale di Cassandra che ci aveva richiesto di cercare i suoi colleghi cercatori scomparsi. Purtroppo la missione non è finita bene. E a fine missione lei ha ottenuto dal suo ex capo, prima che lo ammazzassimo, un libro che adesso Cassandra vuole andare a studiarsi di ritorno a Skyhold. Ma noi non andiamo ancora a Skyhold perché voglio ancora andare a raccattare gli artefatti che ci rimangono qui, ovvero alla Sacra Pianura. You know, you shouldn't make fun of people being scared of magic just because you can scare them back. I take it you think I'm frightening. Not naked, you're well fit, but all armored up and fierce. What do you think some stable boy sees? A seeker on the side of righteousness. Here's what I learned in the alleys. Ah, mages! Ah, Templars! Ah, Tevinters! Ah, hungry! When you're little, everything is... Ah! Ebbene, eccoci arrivati appunto a destinazione e ci troviamo davanti a due porte che dovevamo ancora scassinare e adesso possiamo, grazie appunto al nostro talento, quindi vai Sera! Iniziamo bene, qui sotto non c'è nulla, andiamo sopra. Ci sono tanti corvi a quanto pare. Vediamo un po', The Preda. Niente di interessante. Beh, cintura dello sbilanciamento superba. Non male questo. Bene, buttiamoci giù, vediamo cosa c'è nell'altra. Aia. Vai, Sera, lavora, lavora. No, è caduto giù questo. Ah, questa è roba blu. Ah, ok, non si può salire, per questo è caduto giù. È tutto qui? Beh, vabbè. Andiamo alla reliquia. You joined the Seekers when you were young, did you not? I wanted to join the Templars, but was given to the Seekers. So you knew what you wanted, even if you didn't get it. I wanted vengeance at first. But I discovered a deeper joy in duty. That's good. Some of us take much longer to find our place. And some never find it. We are both lucky. E poi, quando uno è convinto di aver praticamente finito di esplorare un territorio, si trova davanti un ocularum che non aveva assolutamente visto. Brava, Ivette, brava! Ebbene sì, vediamo di rimediare subito al nostro errore. Ben 5 frammenti ho saltato, che brava che sono. Uno. Due. Tre. Ah, no. Ah, quattro l'ha già riconosciuto. Sì. E adesso l'ultimo. Da-da-da-da, dove sarà l'ultimo? Eccolo. Ebbene, noi ci troviamo adesso qui, come vedete. Quelli sono evidentemente i cristalli che, scusate, i frammenti che abbiamo appena scovato. Ero venuta verso di qua perché appunto ho notato che c'era la quest di Vivienne, l'ultimo libro che c'è da prendere per lei, più una secondaria, va bene. E io assolutamente questa zona evidentemente l'avevo bypassata prima e non capisco come mai. Andiamo a prendere il libro che è qui sotto. Eccolo qua. Ok, adesso noi invece ci dirigiamo verso questa zona qui. Questi li prenderò, non sto a registrare tanto. Avete visto dove sono, bisogna semplicemente andarli a raccogliere. Piuttosto invece ci dirigiamo di nuovo verso l'accampamento delle paludi. Perché in questa zona qui, che è ancora un po' da esplorare, abbiamo tra l'altro anche una missione di Cassandra, sempre quella legata a cercare i bersagli dei vecchi cercatori, e poi dovrebbe esserci qui una reliquia di Solas, quindi andiamo.
Stroud shares your reserved nature, Blackwell. It must be a common trait among wardens. You find me reserved? At times. I was aiming for aloof. Keep trying. I'm certain you'll get there. Eccoci arrivati a destinazione. Allora, la scorsa puntata avevamo trovato tra l'altro anche un amuleto del potere per Gwen, quindi l'abbiamo usato e lei ha guadagnato un punto. Lo andiamo subito a mettere qui in catena di fulmini e glielo mettiamo al posto di quell'abilità della magia dello squarcio che non mi piace tanto, quindi adesso possiamo andare avanti. Three eggs, a canary, and a soggy biscuit. Are we to know what that means? That joke I was telling you where I couldn't remember the end bit? So the man says, three eggs, a canary, and a soggy biscuit. Not bad, right? If somewhat blasphemous. It's funny. Io non l'ho capita, non so se voi sì, in quel caso vi prego spiegatemela. Peaceful here. Apart from all the destruction. In effetti. Ok. No, aspetta, mi sa che ho sbagliato strada. Boh? Che cos'è? Ma? Prendiamo l'ossidiana. Che cos'è? C'è tipo una caverna, viene a scendere giù? Prima prendiamo tutta l'ossidiana. Io in realtà ero venuta qui per altro. Però a sto punto, già che ci siamo, vediamo un po' cosa c'è qui sotto. Un'altra roba? Vabbè, fiore. Prendiamolo lo stesso. Poi proviamo a scendere a sto punto, sperando di non pentircene. Oh oh oh. Oh, 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 oh. Ubriaca. Funghi che non mancano mai. E una scala. Vediamo se c'è altro a parte la scala. Non mi sembra. Ma cos'è sto posto? Boh, vediamo. Scegliamo. La mano morta. Ma che cos'è? Vabbè, nel frattempo abbiamo scoperto tutti i territori che ci mancavano, fa piacere. Vabbè, proviamo a vedere cos'è. Ok. Beh? Ma che cos'è? Tipo un tempio, mi sa tanto che c'è un puzzle da fare. Questo è decisamente un elfo, quindi è un vecchio tempio elfico in cui dovremmo fare un qualcosa. Se tiro qui cosa succede? Ah, figo. Li tiriamo? Ok, qui ha sparato e ha beccato la... Oh mio Dio, ho capito. Mi sa che bisogna far tipo... In qualche modo far fuori questi qua. Tipo, picchiando l'immagine di no, vero? Proviamo. Proviamo con lei, aspetta, aspetta. Questa? No, Funziona per una volta, non funziona sempre, vero? Vediamo questa. No, mi sa che forse bisogna farla in un altro modo. Però era bella l'idea. Quindi bisognerà tipo, penso, spostare queste cose e far sparare lui nei cerchi. Chissà cosa succede poi, boh, vediamo. Però come si fa? Allora, vediamo un po'. Tipo, accendi. Cosa succede? Accendi. Ah, ok. Basta. Non credo. No, questa è proprio completamente abbassata.
Quindi dovrebbero esserci altre lanterne, mi sa. Vediamo. No, vabbè, è a tempo pure, oh mamma mia. Vediamo allora di cercare altre lanterne. Che non vedo. Questa è la stessa di prima, mi sembra, no? Ah, ecco, qui dentro. Pezzo di mosaico, ok, non era quello che stavo cercando, ma comunque. Vediamo. Allora, questo era quello che si utilizza per sparare. Quindi, visto che è timed, direi che ci lasciamo davanti Gwen fissa. E gli diciamo hold your position, mantieni la tua posizione. E quindi dobbiamo andare a cercare le altre cose. Penso tipo questo. Oddio. Ne sto abbassando un altro. Aspetta, aspetta. No. Ah, ok, perché lui ogni volta gira, quindi devo fare in modo che lui. Ma non era già. Vabbè. Allora, lo faccio girare ancora una volta. Ok. Però aspetta, lei non mi ricordo. Hold. E lui facciamo fare di nuovo qui. E lo facciamo stare fermo. E adesso dovrebbe funzionare, vediamo. Yes! Ok. Ok, mo bisogna capire come. Ah no, no, Gwen stai ferma qui. Direi che lui se ne può andare da questo punto, no? Tanto ormai lei ha sparato. Ok, qui ce n'è un'altra. O era questa quella di prima? Vabbè, ce ne sono due, basteranno due. Boh, vediamo, ci mettiamo lui davanti. E poi prendiamo Sera e la mettiamo davanti all'altra. Che ne se bastano queste due? Mi sa di no. Che si era abbassata abbastanza di poco. Vediamo. Allora, mantieni la posizione. Accendi. E anche tu accendi. Mi sa di no. Quindi manca ancora qualcosa che deve trovare lei a questo punto. Però, boh, abbiamo girato tutta la stanza, non ho visto niente. Oh, questa? Tra l'altro ci sono passate prima e non l'ho tirata. Cos'è? Vediamo, 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 vediamo. Eccola. Sarà questa? Vai, mantieni la posizione, quindi. Uno, due, tre. Sì, va. No, va bene. Non fare tutto il giro. Niente, mi sa che non ci arriverò in tempo. Dovrò fargli le rifà. Però almeno l'ho trovata, vai. Dai, che forse ci arrivo in tempo. Vai, 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 vai. Oh. Mamma mia. Ok. Adesso ci manca l'ultimo. Ok. Se uno era la mattonella per terra, l'altro erano le torce. Lei è tipo qui dentro. A questo punto forse bisogna trovare. Ah, ecco lì ce n'è una. E mo? Come ci passiamo lì? Qui è tutto chiuso, cioè devo trovare un modo per aprire qua. Ok, tu stai ferma qui. Sto per me le torce non dovrebbero più servirci. Usiamo il nostro Blackwall. Ah, aspetta. C'è anche di qua qualcosa allora, vediamo. Chiuso anche di qua. Vabbè, potevo prendere Sera a quel punto. Qui è tutto chiuso però. Ouch. Ma se, magari ripremendo quella stessa leva, magari si apre anche qualcosa dall'altra parte. Vediamo, vediamo. Si è chiuso lì e si è acceso qui, vero? Mi sto illudendo, vediamo. Sì, mi sto illudendo, non è servito a niente lì. Aspetta, scusami, lei che è qui dentro? No.
No, non è cambiato niente, vero? Come entriamo lì dentro? Come entriamo lì dentro? No, dovevo stare dentro. Ok. Si è aperto adesso, quindi la porta era questa, sì. Allora, Blackwall, vai qui. Tiri qua. Lei entra qui dentro e ci resta. Adesso Blackwall, no. Blackwall ritira la maniglia, la leva, scusate quello che è. E adesso lei, evviva! Cosa succede se tiro questo adesso? C'è altro tra l'altro? Sì. Maglia di avanguardia robusta. Vediamo che succede se tiro qua. Vedere che si è aperto qualcosa dall'altra parte? Andiamo, vediamo, vediamo. No. Evviva! Ok. E bisogna ruotare qua, vediamo. No, che cavolo fai? Ruota, ruota, non spara. Mannaggia, scusate. No, Gwen si è mossa! No, 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 Gwen, dove vai? Allora, Gwen deve stare qui davanti. H. E lei deve stare qui davanti. Anche lei H. E ruotiamo. Si abbassa? Sì, evviva! No, però mi sa che la statua non era di nuovo nella posizione giusta. Mannaggia a me. Vabbè. Bisognava seguire un certo ordine, mi sa che io non ho chiaramente seguito, ma va bene. Infatti si sta già rialzando. Va bene, dai. Però la posizione adesso è giusta, vai. Vai, Gwen. Ok. E quindi? E quindi? Ah, ecco, ci sono. Oh, che bello. Io manco mi accorgo della porta qui. Fantastico. Bene, ce l'abbiamo fatta. Siamo stati bravissimi senza neanche guardare le istruzioni. De Preda. Amuleto dell'astuzia, e questo ce lo siamo meritati, ce lo siamo veramente meritati questo amuleto. Esaminiamo. Dirtamen, ma sempre lui, ok. È sempre il Dirtamen, Dirtamen, non so come si pronuncia, mannaggia lui. Ho fatto due puntate in cui continuavo a dirlo, a pronunciare il suo nome in maniera strana. Ok, buono, buono. Vediamo se ci sono altri tesori. Ci sono altri tesori qui. Sì. No! Mi sembrava strano in effetti che non ci fosse nessuno. No, in realtà non mi sembrava strano, era una cosa. meglio se io non dico niente. È meglio se io non dico niente, che è meglio, 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 meglio. Facciamo un bel set adesso qua. Non voglio commentare questa. Avvenimento. Nessuno si è accorto di quello che è successo, giusto? Madonna, quanto li odio, io gli orrori arcani, li odio troppo, troppo, troppo. Sei. C'è pure un livello 11, ma sono. Madonna mia, non ho parole, non ho parole. Non ho parole, quanto sono nabba. Vabbè, va. Ah, pensa ad altro, pensa ad altro. Ce n'era ancora? Magari se non mi metto a lootare anche mentre ancora è mob intorno, anche non è male. Che ne pensi? Che ne pensi, Gwen? Madonna mia, non ci sto credendo. Di nuovo, che umiliazione. Ancora, ancora contro un drago, ma questa proprio. Vabbè, va. Non è successo niente. Non è successo niente. Ok, finito. Finito, finito. Ok.
Direi di sì, quella mi sa tanto di uscita. Spero che non ci siano più orrori arcani, grazie. A rogue templar. Ma dai, che figo, siamo sbucati proprio... Va, bello, mi è piaciuto questo. Siamo sbucati esattamente dove dobbiamo fare la quest per Cassandra. Dai, andiamo di ricomporre il nostro orgoglio ferito, Gwen. It's over. Thank you for bringing us here. Cassandra prova molto. Ma solo due ne abbiamo fatti finora. Mi sembra che ne abbiamo fatti già un sacco. Vabbè. Ok, in questa zona io già ero venuta. Sarah, do you believe in the Maker? Yes. Some of it's a bit off, but wait, why? I just thought the way you've lived. What? I don't belong because I never joined some holy whatever. But you're a thief. I take back. And you kill people. True, but only those I must. Ones who deserve it. Right, we're real different. Bah, punti di vista. Dicevo, qua ci sono già venuta quando siamo arrivati qui, credo, la prima volta nelle Sacre Pianure. Ed è pieno di queste specie di draghi. Non mi ricordo come si chiamano. Adesso noi dobbiamo andare in questa zona qua, mi sembra. Infatti. Oh oh. Oh oh. Ebbene sì, c'è un altro drago. E non so se sono preparata ad affrontarlo, visto che sono appena morta contro un arcano. Un orrore arcano di livello 11, mannaggia me. Allora, dov'è la reliquia? Allora, l'artefatto di Irsolas dovrebbe essere qui in zona. E io mi sono appena andata a infognare in un bel buco, mi fa piacere. Dov'è? Dov'è? Dovrebbe essere qua vicino. Oh, io ho paura di andare troppo avanti perché c'è quel bel draghetto che è di livello 15. E noi siamo 16. Giusto? 16? Yes. Io non lo so se lo voglio andare a affrontare. Di nuovo due tank. L'altra volta con i due tank... Che? Oddio! Ah no! Bene. Bene, iniziamo bene. Sto per andare ad attaccare un drago e siamo già a metà vita, mi fa piacere. Eccola qua. Quindi ci troviamo qui. Qui è la reliquia di Solas e qui c'è il draghetto. Che dite, lo andiamo a fare? Cioè, andiamo a farci ammazzare dal drago, visto che ormai sono psicologicamente pronta a rimorire? Madonna, che casino fa, tra l'altro. Cosa sta facendo? Sta ballando? Ma... No, 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 no. Ah. È andato via. Boh. Tra l'altro, perché lì l'acqua era dannosa? Boh. Faceva danno? Boh. Vabbè. Niente, è andato via. Come ho detto, ha avuto paura di noi, chiaramente. Ha fatto bene avere paura. Scappa, scappa. Non sta tornando, vero? C'è qualcosa qui. Invece sì che sta tornando, yuhuu! Che dite? Che bello però, mamma mia, ma dai, ma sti draghi però i colori li hanno fatti troppo... Vediamo un po', si riesce a vedere qui com'è? Com'è messo sto drago? Allora, immunità, effetti inabilitanti, immunità, rallentamento, percettivo, vulnerabilità allo spirito, resistenza all'elettricità. Mi pare giusto, e Gwen è mago elettrico, ma vabbè, non si può fare niente però. Ma sì, dai, proviamolo, dai. Vogliamoci male, quindi cominciamo, facciamo la solita tattica. Zampa anteriore sinistra, lui e Gwen.
l'anteriore destra, non so però se riesco a prenderla. Yes. Sera e Cassandra. Siamo pronti? Che il creatore ce la mandi buona. Andiamo. Madonna mia, paura. Ok, non devo assolutamente utilizzare magie di elettricità contro questo drago. Quindi posso andare solo di 5 fondamentalmente. Boom. Aia, perché ce l'ha già con me? Giustamente, no? Mi pare più che giusto che ce l'abbia già con me. Ai! Ma perché? Ma perché? Allora. Ok, adesso facciamo lo scudino, visto che siamo in melee, non prendo nessuno, giustamente. Sì, prendo Blackwell. Dov'è Cassandra? Cassandra no, non la prendo, quindi prendiamo loro due e adesso me ne vado. E zam zam zam. Certo che non poter usare nessuna abilità è un po' pesantina qua. Questa la usiamo già. No, ancora no. Ai ai. Togliti! Ma no, non ci sto credendo! Appozzati tra l'altro! Oh! Ok? Giustamente poi un drago elettrico. E c'è acqua. No! Ha elettrificato l'acqua! Oh mio Dio! Ma che cos'è sta roba? Vediamoci uno di questo, va? No, vabbè, pesantissimo! Ha elettrificato l'acqua! Madonna mia! Madonna mia! Aia, 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 aia. Aia, vabbè, in realtà non. No, stai zitta, però ogni volta che dici cose poi succedono tragedie. Zitta! Facciamo di nuovo il 6, anche se non credo gli faccia una mazza, ma è scenografico, quindi va bene. Aia! Deciso che invece la sua abilità speciale, il marchio dello squarcio, glielo tengo quando riusciamo finalmente ad azzopparlo, perché comunque dovrebbe rallentarlo un pochino. Vai, 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 azzoppati, azzoppati! No, dove vai? Azzoppati, devi azzopparti, lo capisci? Ai. Ok. Vabbè, già che siamo vicini, cosa c'era? Niente, facciamo i due tank, va? No, no, dove stai andando, maledetto? Oh no, adesso ci sbumballa dall'alto. Ah, eccola, 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 boom! Madonna mia, facciamo così. Chi ha preso? Ha preso tutti, fondamentalmente. Non c'è modo di. Attacca il mio bersaglio, ma no, non c'è bisogno di disimpegnarsi, no. Volevo metterli vicini, a sto punto mettiamo vicini loro due. Lei è full, però non spreco. Vabbè. Blackwall, aia. Blackwall invece si cala questa. Che male comunque non fa. Però possiamo usare la bombina su di lei allora. Visto che è comunque resistente all'elettricità, quindi non al fuoco. Vai, usiamogli la bombina. Vai, Blackwall, bombina. È ancora troppo lontano, mi sa. Vediamo, si saranno resettati gli ordini? Sì. Quindi zampa anteriore e sinistra c'erano Blackwall e Gwen. No, sinistra. Ok. E Sera. Cassandra su questo. Ok. Quindi andiamo. Ok, allora, ma ce l'ha anche forse Cassandra la bombina? No, lei ha. Ah, usiamoli tutto, guarda. E lui questo. Doppia combo. E ce l'ha anche lei. Ma sì, buttiamo lei. Madonna mia, che bordello. Vediamo. Boom. No, 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 no,
Madonna mia, che tragedia. Non ho camminato nell'acqua. Mamma mia. Mi sa questo qua a livello difficile o incubo bisogna andare di cinture con protezioni, tonici. C'è un tonico? Non so se c'è il tonico con la protezione contro l'elettricità. Ci sarà sicuramente, spero. Se no non so come riuscirò a giocarlo in incubo questo qua. Vabbè.
Vediamo un po', ok. Siamo andate in auto alta, quindi 5. Pum. Facciamo anche il 6, anche se non mi sembra che gli faccia chissà che cosa. Cos'è? Ai. Ok, l'acqua non è elettrificata, quindi possiamo andare qui. Direi che usiamo lo scudino sui tank. L'ho usato? Sì. Ok. Oh, bene. Ma anche io in realtà. Vai. Ok, madonna, perché non si azzoppa sto maledetto? Oh, ecco, vedi, basta chiedere. Basta chiedere! Ok, tutti sulla testa. Tutti sulla testa. Poi, Sarah usa la sua abilità speciale su di lui. Ok. Anche lui, anche se non ho ancora capito bene, non credo serva più di tanto, ma noi la usiamo lo stesso. E questa assolutamente sì. Vai. Così è pure rallentato. Vai, muori, muori, muori. Nucchiamolo. Nucchiamolo. Muori, 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 muori. Muori, muori, muori. Boom, boom, boom. Vai, vai. 5. Niente. Già finito. Dai, ma è morto. No, non scappa. Madonna, no, non ci credo che è scappato a uno sputo di vita. Maledetto. Na 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 na. Sera, magari pozzati. Giustamente l'acqua adesso è tutta elettrici. Oh, ma toglietevi dall'acqua però. No, ma Sandra è... Cassandra è talmente cazzuta che non prende neanche scosse in acqua. Madonna, vabbè. Beh. Ok, ma sì, non so neanche più picchiare le zampe. Muori, basta, no, 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 muori tu, non io. Non io, togliti, cavolo! Madonna mia, non ci sto credendo. Vabbè, l'importante è che non sia morta. Muori! Non t'azzardare a volare via di nuovo, maledetto. Dai! Oh, abbiamo anche livellato. Bella lì, ed è il nostro... No, cosa è successo? Ed è il nostro quarto. Perché stavo pensando quinto? Vabbè, quarto. Vediamo, vediamo cosa droppa di interessante. Cintura delle bombe, mirino per via. Oh, bello. Destrezza superbo. Oddio. Per Gwen non c'è un cavolo, però per gli altri personaggi sì, buono, dai. Ragazzi, abbiamo fatto fuori il nostro quinto drago, yuhu! Direi che con questo chiudiamo la puntata. Diciamo che è andata bene perché Gwen a suo giro non è morta. Anzi no, dai, mettiamole un attimo i punti XP prima di chiudere. A questo punto qui aveva finito. Ma sì, questo tanto non lo usiamo, quindi non starei a potenziarglielo. Ma potenziamole lo scudino, va. Comunque lo usa, quindi... Le altre ancora non hanno livellato invece, vero? Nessuno? Ok. Dicevo, vi ringrazio per essere stati con me, spero vi sia piaciuta la puntata. Abbiamo sconfitto un altro drago, yuppie! E Gwen non è morta, però è morta contro un horror arcano di livello 11, ma noi cerchiamo di non pensare a questo. Commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!